Buonanotte ragazzi, bentornati in questa nuova puntata di Faraon. Oggi continuiamo il nostro percorso e andiamo, sempre siamo nel vecchio regno, facciamo di andare campagna di Dakila, il sentiero delle carovane. Pepi è salito al trono e ha conferito alla tua famiglia lo stato di cancelliere. L'autorità centralizzata continua ad affievolirsi man mano che i capi locali diventano più potenti. I raccolti in alcune regioni sono molto al di sotto della normalità e lo spettro della carestia inizia a mietere le prime vittime. Mennefer, un tempo una splendida città, ha iniziato il proprio declino. I veggenti prevedono l'approssimarsi di tempi difficili. I nostri vicini più potenti si fanno sempre più baldanzosi man mano che cresce la debolezza dell'Egitto. L'avamposto di Buen è sotto assedio da parte dei feroci guerrieri cusciti giunti da Kerma, la più grande città non egizia di tutta l'Africa. I cusciti esigono tributi e la più piccola provocazione può portare a un attacco in piena regola. Anche la Nubia ha dichiarato guerra e vuole rientrare in possesso dei propri territori. Cerca di aumentare la stabilità del regno fondando un centro amministrativo nell'oasi di Dakla. L'oasi possiede molti alberi, che però bloccano l'accesso alla limitata riserva d'acqua. Da questa importante locazione può importare l'ebano dell'Africa centrale. Pepi, anticipando il suo viaggio nell'aldilà, ti chiederà spesso dei mattoni per costruire il suo monumento. Altre città carenti di cibo cercheranno il tuo aiuto. Ringraziamo come sempre il nostro doppiatore di fiducia e iniziamo dentro la campagna. Allora, la difficoltà della campagna è il fatto che praticamente noi abbiamo soltanto questo piccolo acquitrino dove poter attingere per l'acqua. Io ho deciso praticamente di sfruttare la parte sinistra, ok, per poter iniziare a fare la nostra cittadina, anche se poi facendo un pochettino meglio i conti sarebbe stato meglio ovviamente farlo completamente dall'altra parte, ma l'ho voluto fare sulla sinistra per aumentare i commerci, anche perché i commerci saranno soltanto via terra e quindi di conseguenza la cosa migliore da fare è eliminare la strada sulla destra e fare passare per forza le nostre carovane sulla sinistra in modo da poter avere un commercio, diciamo così, più velocizzato, più veloce, eccetera, eccetera. Poi, per quanto riguarda praticamente la difficoltà, non ci sono battaglie di alcuna natura, quindi perfetto. E un pochettino di difficoltà si riscontra praticamente nelle coltivazioni, perché praticamente le coltivazioni possono essere soltanto fatte, soltanto nella parte alta della mappa, e quindi di conseguenza ci obbliga un pochettino il gioco a sfruttare le pompe dell'acqua e a creare praticamente abbastanza fattorie da poter creare un minimo di economia agricola. Sulla vendita, allora, la prima cosa che dobbiamo mettere è sicuramente il legno. Questo ci sfrutterà un po' di soldi, però no, ovviamente l'ebano, quindi le sedie non lo potremo fare. Diciamo che l'obiettivo è abbastanza raggiungibile, non è stata una campagna anche questa molto difficile, tant'è vero che appunto in 30 minuti si può anche concludere, sì, un'oretta massimo, ecco, non è particolarmente difficile, nonostante comunque la mappa, tipo, non è una mappa piccola piccola, però insomma, niente, solita, diciamo, strategia, iniziamo a fare praticamente l'acqua e creiamo praticamente la cittadina, sfruttiamo praticamente i nostri rombi per poter creare praticamente una struttura cittadina molto solida. Vendiamo tutto quello che possiamo vendere sin dall'inizio senza alcun tipo di problema, però c'è da dire anche che il cibo non può essere venduto, quindi diciamo che deve essere utilizzato e mangiato soltanto per le richieste del faraone esterno, quindi delle città vicine, e
per appunto una situazione interna. L'obiettivo ovviamente è quello di creare l'obelisco. Come si crea l'obelisco? Dobbiamo importare abbastanza granito da poter fare praticamente questo obelisco. Una volta completato l'obelisco, niente. Diciamo che è abbastanza facile perché basta che la cittadina abbia raggiunto le sue percentuali di cultura, eccetera, eccetera, si finisce molto facilmente la mappa. Quindi non ci sono problemi su questo punto di vista. L'unico consiglio appunto che mi sento di dare è appunto stare attenti con l'acqua, perché appunto è una risorsa che qua non possiamo farne a meno e non è facile neanche da trovare. Infatti costruendo una cittadina un po' troppo nel deserto non si è sviluppata uniformemente. Questo perché comunque anche se io faccio le pompe dell'acqua diventano i pozzi, quello che è, insomma, non ci arrivano. Quindi ecco, mi sono concentrato molto più sul commercio, come al solito è stata praticamente mossa giusta. Infatti io ho cominciato subito a vendere tutto quello che potevo vendere e poi ho comprato sin dall'inizio di entrare il granito per cercare di velocizzare il processo dell'obelisco. Per il resto niente ragazzi, io ho creato 1, 2, 3 diciamo cittadine per una questione di popolazione, per la produzione e poi sono arrivato a diventare la costruzione dell'obelisco. Per quanto riguarda invece Dakla, Dakila, insomma, come la vogliamo chiamare, allora cosa possiamo dire di questa cittadina? Ok, allora sta nel Sahara occidentale, intanto è un'oasi del deserto in Egitto. È stata governata da Wadi al-Jadid. Ok, lei è di circa 80 km da est a ovest e 25 km da nord a sud. Nell'antico Egitto l'oasi divenne importante per la ricchezza dei suoi pozzi, che furono regolarmente accatastati dal sovrano Susanne. Unitamente ai terreni, la sede di Dakhla, che sarebbe l'oriente dell'obelisco che stiamo costruendo, data al tempo del sovrano Seyshoku I, è scritta in geroglifico e narra di una richiesta dell'oracolo del dio Set in merito ad una disputa sulla proprietà dell'acqua di un pozzo. Gli scavi archeologici della zona, l'ultimo oriente sembra essere stato fatto nel 2014, è stata ritrovata un'antica scuola di santa dominazione romana dell'Egitto, grazie per l'azione di alcuni archeologi dell'Università di New York. Su una delle pareti è stato identificato un brano scritto in greco appartenente all'Odissea di Omero, quindi favoloso. E questa diventa una delle piccole notizie per quanto riguarda Dakhla. Sicuramente non si pronuncerà così perché è arabo, quindi prendiamo questa per le pinze. Comunque è una zona molto bella, appunto, sotto con questo discorso dell'oasi.
Allora, come possiamo vedere, in questo momento ho bloccato tutto perché sto cercando appunto il discorso dell'economia. Ci siamo appropriati praticamente di quello che ci può servire. Abbiamo venduto i mattoni, abbiamo venduto la paglia, abbiamo venduto tutto quello che si poteva vendere e acquistato alcuni tipi di risorse perché non siamo appunto, non ne abbiamo veramente. Ora, qual è il... vabbè, poi ovviamente altri cittadini ci stanno aiutando tra virgolette a regalarci delle cose, si sbloccano appunto nuove rotte commerciali, allora subito bisogna attivarle, si aumenta la nostra, il nostro budget che per ora sono a 64.000 debit e continueranno a salire quindi l'economia è molto molto florida. Niente, ce lo sto mandando in nudo, ma vabbè, devo essere lo stesso. Allora, mm-hmm.
Niente, poi a un certo punto ho iniziato appunto a spandere, a cercare di aumentare questa popolazione. Comunque, andiamo molto veloce, ci andiamo diventare verso la fine del nostro...
Allora, utilizzando ovviamente la visione del popolo qua per il divertimento, ho iniziato appunto a costruire altre zone di divertimento, ecco. Questo perché sono riuscita anche a costruire l'obelisco, ma il problema era appunto questo di qua. Comunque non è particolarmente difficile. Io non mi sono troppo dedicato su sto fatto. Vabbè. E comunque ragazzi, siamo verso la fine ovviamente di questo video. Mi ha un pochettino stupito il fatto che Praus, primo di videogiochi, ha parlato di Dave the Diver, che io ho giocato e che ancora non ho finito perché purtroppo l'ho nell'altro computer. Quindi spero, una volta concluso appunto Faron, che ci tenevo appunto da concludere, di fare il video, di poter concludere Dave the Diver, anche perché c'è stato un aggiornamento poi in estate del gioco, quindi perfetto. Sappiamo già cosa fare dopo, ok? Ebbene, ultimi piccoli ritocchetti, passa questo dicembre, ok, molto molto lentamente, perfetto, controllo un attimo la situazione e eccoci qua, vittoria. Va bene ragazzi, come avete visto non è una campagna particolarmente impegnativa, comunque ci vediamo con la prossima puntata per completare finalmente questo vecchio regno, così finalmente arriveremo nell'altra step della campagna. Ciao!